moda, come a dire, cos'è l'arte classica, cos'è l'amore e la libertà. Tu mi fai la domanda da $1 milione. L'arte, secondo me, è una forma di espressione. È un'espressione del proprio essere in un periodo particolare, perché dopo le grandi rotture del linguaggio che ci sono state soprattutto dagli anni 60 e 70, in questo momento è particolarmente complesso per gli artisti trovare un linguaggio, tra virgolette, nuovo. L'arte contemporanea ti consente di leggere la realtà attraverso tanti punti di vista. Non credo che sia solo una questione di muovere al sentimento, anche, e forse anche invitare alle riflessioni. Ma siamo un po' come dei catalizzatori di eventi, li raccogliamo, diventa un modo il nostro anche di esprimere. Per me l'arte contemporanea è qualcosa da vivere, perché mi piace vederla, mi piace cercare di provare delle emozioni, dei sentimenti, insomma, che possono essere anche negativi e non necessariamente positivi, ma qualcosa, insomma, che ti coinvolge. Non è più importante il significato vero, semplicemente diventa tua in qualche modo. A quel punto riesci a decifrare un segno. Dato che l'arte contemporanea può unire tantissimi linguaggi, forse è il momento in cui si possono unire più tecniche contemporaneamente. A me piace molto l'idea. L'idea, secondo me, è la base di qualsiasi espressione artistica. Poi qual è lo strumento, il mezzo, è secondo piano. Per gusto personale a me piace la tecnica, quindi l'arte nei musei in genere mi stupisce per la tecnica. Però ho imparato ampiamente a farmi stupire anche da arte contemporanea, in cui magari il concetto viene davanti alla tecnica. Vengo colpita moltissimo dai colori, che mi entrano dentro, insomma, in qualche modo. La preferisco quando riesce ad essere, a espletare il suo ruolo di sentinella, di stimolo, di critica, anche di lavoro sulla memoria storica. Le frequento abbastanza, ma questa è una circostanza molto interessante. Io amo particolarmente le notti bianche, perché secondo me l'arte di notte ha un fascino particolare. Personalmente, appena vedo una galleria aperta, ci infilo in qualsiasi momento, perché la curiosità è tanta e gli spunti sono molteplici. Hai una possibilità di visitare non una sola galleria, ma più gallerie, quindi diventa una sorta di percorso. Sono sia casuale che un curioso, quindi se mi capita casualmente entro in una galleria.